Andiamo ad avviare tutto. Oddio, no, che è sta roba? Oggi andremo a vedere il nuovo mostro dinosauro di Brawl Stars contro tutti i brawler. E vedremo qual è quello che gli fa più danni. Mi raccomando, spolliciata da più non posso, trovate il video originale qui sotto in descrizione. Si parte da Nita, che addirittura viene aiutata dall'orso con la Star Power. Raga, mi sa che Nita farà un bel po' di danni, più di 10.000, sì! 11.760 di danni. Ovviamente è stato il primo a combattere, quindi si trova al primo posto e sicuramente avrà fatto più danni di Jesse, anche se Jesse viene aiutata dalla torretta, che però fa meno danni dell'orso tecnicamente. Attenzione, Jesse riesce a rimanere un botto in vita. Peccato, 10.780 di danno, quindi Jesse al secondo posto dopo Nita. Brock va bene, batte, cioè abbiamo già visto in altre sfide precedenti tra brawler eccetera che Brock riesce a fare un botto di danni anche grazie alla sua super, e addirittura raggiungi 13.608 di danno. Questi qui sono difficilissimi da superare. Vediamo Dynamite, sì, vabbè, Dynamite si è mangiato tipo 3 colpi, sono andati completamente a vuoto, però 2.240 di danno per volta, riesce a raggiungere gli 8.560, molto pochi. Vediamo Tick, che sicuramente farà di meglio. Sì, guardate qui le bombette, riesce a piazzare anche la super, mi sa. Sì raga, vabbè, Tick mi sa che addirittura raddoppia quasi Dynamite, 13.272, quindi Brock al primo posto e Tick al secondo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi tutti quanti al canale cliccando la campanellina e intanto si passa al prossimo lanciatore, signor Bombardino, 10.472 di danno. Pocio, mi sa che non avrai tutte queste speranze, però se riesci ad utilizzare la cura al modo giusto, sì esatto, riesci a recuperare vita e mi sa che addirittura riesci a superare il danno di Bombardino, no, non di Bombardino, di Dynamite, no, Dynamite aveva fatto tipo 8.000. Pocio sta tipo all'ultimo, tra gli ultimi posti, mi dispiace. Andiamo a vedere Colt, quanto fa? Fatto un bel po', 14.784, si piazza addirittura al primo posto, riesce a superare Brock. Signor Barile, mi sa che andrà un pochettino male perché non si riesce ad avvicinare tantissimo e più distante sta, meno danni fa. 14.670 e qualcosa, quindi si trova al secondo posto, perché vi ricordo che comunque Barile è uno dei brawler che fa più danni del gioco. Andiamo a vedere Penny, riesce a piazzare il mortaio che con tutte quelle bombette riescono a colpire il mostro dinosauro, 10.920 di danno. Onesti, signor Carletto, mi dispiace per Carletto, ma così va un pochettino lentuccio, dovrebbe riuscire a sfruttare i rimbalzi, cioè se sfrutta per bene i rimbalzi potrebbe piazzarsi anche al primo posto. Infatti 12.012 di danno, sta messo abbastanza bene, mezza classifica. Ragazzi, sto accendendo il computer, tra poco mi collego e giochiamo insieme, va bene? Ciao. Ma come devo fare? Con sto computer non riesco a giocare, i miei amici mi stanno aspettando su Fortnite. Qualcuno mi ha chiamato. Chi ha parlato? Il signor Boosteroid. Boosteroid è una piattaforma di gioco cloud che ti consente di giocare a tutti i giochi più recenti senza utilizzare per forza un computer potente. Basta solo avere una buona connessione. Con Boosteroid potrai accedere ad oltre 50 giochi gratuiti e più di 150 a pagamento. E se non hai un computer, ti dà anche la possibilità di giocare a tutti i giochi per PC direttamente da telefono. Basta utilizzare un controller e collegarsi a boosteroid.com. Inoltre, abbonandoti a Boosteroid non avrai più bisogno di installare o aggiornare i tuoi giochi, perché saranno sempre aggiornati e pronti per essere giocati sul cloud. Grazie Boosteroid, mi raccomando, provatelo anche voi, primo link in descrizione. È il momento di Jackie. Comunque questo video è utile anche per capire qual è il brawler più adatto contro sto dinosauro, cioè chi è che fa più danno, voi come vi state trovando, quali brawler state utilizzando. Sicuramente bisogna utilizzare 8-bit, grazie anche alla sua torretta e tutto il resto, e tra poco andremo a vedere anche quanto danno farà 8-bit. Oddio, è il momento di Bibi, riesce a piazzare la gomma da masticare che colpisce tipo 1, 2, 3, 4 volte praticamente il mega dinosauro, 12.880 di danno. Mi aspettavo molto di più, devo essere sincero. Sicuramente Eugenio non riuscirà a fare tutti questi danni, ne sono convinto. Io ho notato che non sta utilizzando il gadget con nessun brawler. Ecco, adesso Eugenio avrebbe potuto anche respingere con il suo gadget, però ha lasciato stare. Però le super e l'attacco
attacco normale lo stanno utilizzando tutti quanti. Infatti si parte con Piper, addirittura si parte subito diretti con la sua super e poi tutto di attacco normale. Il problema è che adesso il mostro è velocissimo, riesce subito ad avvicinarsi a Piper e conclude con 8.959 miseri danni, quindi sta praticamente tra gli ultimi posti. Stessa cosa succederà con Ems, più vicina sta e meno danno fa, più si allontana e più farebbe danno. Quindi Ems con 700-800 danni alla volta riesce a raggiungere i 10.640. Non male, mi aspettavo molto di peggio con Ems. Però con Ems all'interno di questa modalità si utilizzi qualche brawler tipo Beryl che va a distrarre, riesce a fare un botto di danno. Intanto raga, Shelly riesce a raggiungere i 15.736, non so se l'avete visto. Solo 5.000 di danno con il signor Mortizio. Vabbè, che ci vuoi fare Mortis? Tu sei hai poca vita, fai poco danno, cosa vuoi? Però sei veloce, questa è la cosa positiva, quindi puoi scappare facilmente. Andiamo a vedere Stecca, riesce ad utilizzare anche la Star Power per sfuggire. 16.576, supera addirittura Shelly. Cioè praticamente Shelly è restata solamente per 2 secondi al primo posto. Stecca al primo posto, si passa con il signor Semino. Dai Semino, datti da fare Semino, almeno 6.580. Cioè mi aspettavo almeno 10-12.000 con Semino. Molto molto male, non utilizzate Semino all'interno di questa modalità. È il momento di Sandy, che non ha tantissimo senso la super, a meno che non fai finire il mostro all'interno della super. Potresti danneggiarlo grazie alla Star Power. Fallo entrare all'interno. Niente, 10.404 di danno. Vi ricordo che per ora al primo posto si trova Stecca con 16.576. E adesso è il momento di Mr. P, che viene aiutato anche dai suoi assistenti. Signor assistente, buongiorno. Attenzione, il mostro inizia ad attaccare la torretta, quindi lo distrae. Peccato che è morto. 15.148, avrebbe potuto fare molto di più e addirittura superare Stecca. Gli mancavano praticamente meno di 1.000 di danno. Ce l'avrebbe potuta fare. Per ora si trova in testa ancora Stecca, ma è il momento della signorina Rosa. Vai Rosa, sì, con 644 di danni alla volta. 17, mi sono dato praticamente una ditata in faccia. 17.216 di danno e riesce a superare Stecca. Quindi per ora primo posto Rosa, secondo posto Stecca e al terzo ci dovrebbe stare un Mr. Pio Shelly. Francuccio non è che abbia fatto tantissimo, però 15.120 va bene. GG per Frank, lo sai che ti voglio bene Francuccio. Vai Pam. Allora, vi ricordo che Pam ha anche la Star Power e riesce a ricaricarsi un pochettino di vita. Sì, che vai col danno, distrae il dinosauro con la torretta, quindi perde tempo. Raga, Pam passa al primo. Raga, vi garantisco, no, davvero per pochissimo, 17.108. Cioè praticamente altri 100 di danno e avrebbe superato Rosa. Bastava solamente un colpo. Peccato Pam, vabbè. Secondo posto ultra meritato. Adesso è il momento del primo, che più o meno farà... Stiamo scherzando? No, seriamente il primo è passato al primo posto. 17.944 danni. Oh my god, GG per il primo. Non mi aspettavo tutti sti danni. Vabbè, 15.000 per Corvetto me li aspettavo, devo essere sincero. Vai Tara, mi raccomando, datti da fare che fai 1900 e passa di danno per volta. Riesce ad utilizzare anche la super con la sua anima gemella che inizia a danneggiare. Vai Tara, che potresti piazzarti almeno nella top 3. Vai, ok, 16.244, mi sa che nella top 3 non ci è finita, ma nella top 5 ci dovrebbe stare. Più stiamo andando avanti e più i brawler ci sorprendono. Adesso è il momento di 8-bit, dai che te lo prendi sto primo posto. Dai che 8-bit è uno dei brawler più utili all'interno di questa modalità. Riesce addirittura a respawnare grazie alla sua star power. Raga, questo qui ti supera i 20.000, sì, 23.916 di danno. Passa al primo posto e mi sa che per ora 8-bit è il più utile e secondo me è anche insuperabile. È il momento di Bea, che adesso riesce addirittura a fare dai 1000 ai 3000 danni con il primo colpo 1000, con il secondo 3000 passa e raggiunge le 17.780. Non male. Sì, ma qua, quando lo superate 8-bit, che sta lì in alto al primo posto bello tranquillo con quasi 24.000 di danno, è impossibile. Però è il momento di Iris, che potrebbe sorprenderci. Ok, 17.775, 777, ok. Si passa con Bull, che secondo me non farà tutti sti danni, più o meno simile al signor Barile, quindi sui 12.000-15.000. Dai Bull, riesce addirittura ad utilizzare la super, si attiva lo scudo, dai che so... Cosa? 21.280. Allora cosa hai combinato con quel Beryl? Perché ha fatto così pochi danni Beryl? Vabbè,
ci sta GG per Bull. Leon anche da ravvicinato riesce a fare un botto di danni, si fa colpire pochissimo. No, peccato che sia morto subito, avresti potuto reggere un pochettino di più. Vabbè, i suoi 15.000 se li è portati a casa, però è abbastanza sconsigliato come brawler Leon all'interno di questa modalità. Vada Maxine, fa un botto di danni, 448 danni per ogni singolo colpo, quindi per ogni singolo proiettile, ok? Riesce anche a scappare per bene, 21.952. Anche Maxine potrebbe rivelarsi molto utile all'interno di questa modalità. È il momento di... No, aspettate, non ditemi che Bo lo riesce a superare. Giusto, perché Bo riesce a stordire il mostro mega dinosauro. Raga, mi sa che lo supera. Ok, vi ricordo che il record di 8 bit è di 23.916, ma mi sa che l'ha superato. Andiamo a vedere, 24.976. Primo posto per il signor Bo. Questi brawler non smettono più di stupirci, quindi da questo abbiamo capito che ci conviene utilizzare 8 bit e Bo, che in combo insieme sfondano davvero tutto. Va bene Spike 16.800, perché appunto il signor Bo riesce a stordire gli avversari grazie alle sue mine. Se riuscite a fare andare il dinosauro mostro sopra queste mine, riuscite a vincere tranquillamente. Si passa avanti con Gelindo. Oh, ci sta però, 18.956 non è male, e il vincitore è Bo.